artista Franca Angelini, che offre la presentazione di ma la mettiamo? Buongiorno. Va bene, forse il caso, sai forse che sarebbe il caso di fare? Di girare questo tavolo? Non so se Paolo ci sente. Ciao, mi sentite? Ah, Paolo, ci senti? Sì, io sì, voi? Io Paolo? vi sento, ma non vi... Voi mi sentite? No, non ci senti. No, vi sento. Ok. Voi sentite Noi non ti sentiamo. Va bene. Ciao a tutti e benvenuti in questo video unboxing. Non è molto frequente vedermi. Ciao a tutti e benvenuti in questo.
Bene, eccoci qua. Buongiorno a tutti, grazie per essere presenti a questa presentazione del progetto e-commerce Valichiana Eating. È un progetto della Strada del Vino Nobile dei Sapori della Valichiana Senese, nato da un progetto più ampio, il progetto Valichiana Eating. Siamo qui oggi per parlare dello sviluppo di questa idea e dello stato dei nostri lavori, quindi tutte le azioni che sono state messe in campo per svilupparlo e per promuoverlo. Valichiana Eating è un progetto che è nato nel 2017 da un mercato, quindi nasce come evento che viene ripetuto annualmente in un comune diverso della Valdichiana Senese e che coinvolge da un lato i produttori che partecipano e animano il mercato e dall'altro i ristoratori che propongono delle ricette nei loro ristoranti con i prodotti del territorio. Quello che si è venuto a creare nel corso degli anni con questo iniziale mercato è una vera e propria rete, perché sono nati una serie di eventi collaterali, quindi coinvolgimento ad esempio dell'Istituto Artusi di Chiacciano Terme, apertura di due botteghe con i prodotti tipici del territorio, una su Montepulciano e una su Trequanda. Quello che è diciamo, successo è che ovviamente purtroppo con la situazione del Covid che nel 2020 ci ha fermati, abbiamo deciso di dare spazio ad un'idea che in realtà già c'era da diverso tempo, ovvero quella di sviluppare un e-commerce che fosse una vetrina per i produttori del territorio. Quest'idea in realtà, ripeto, c'era veramente quasi dagli albori di questo progetto, però chiaramente necessitava una dedizione e un lavoro che abbiamo potuto dedicare in questa fase sicuramente con maggiore attenzione. Diciamo, dall'idea di sviluppare un e-commerce, poi sono nate tutta una serie di idee per valorizzare al meglio questi prodotti, anche l'idea di questa rete, e quindi è nata l'idea di commercializzare delle box che siano delle occasioni di degustazione, degli itinerari di degustazione per assaporare il prodotto tipico e anche il territorio. Quindi diciamo che l'evoluzione è stata sicuramente lunga, lo è tuttora, e il progetto è diciamo, ora nella sua fase finale. Poi approfondiremo con Micaela Bechini e Simona Ferraghini, che sono diciamo le persone che sono occupate sia della costruzione del prodotto insieme a noi e poi dello sviluppo, quindi della creazione, dell'ideazione della piattaforma e-commerce. Ci daranno tutte le indicazioni, tutte insomma, alcune indicazioni riguardo il lavoro fatto insieme. E ora lascerei un attimo la parola a Bruna Caira, direttrice della Strada del Vino Nobile di Montepulciano, di Sapori della Valichiana Senese. Grazie Maria, buongiorno a tutti. Sarò brevissima, questo progetto in realtà è figlio del Covid, e dobbiamo dire questo. Figlio del Covid in che senso? Nel senso che come diceva Maria, ci siamo davvero dedicati a questo progetto in un periodo in cui stavamo cercando di capire quali fossero le nuove strategie della Valdichiana Senese e della promozione dell'enogastronomia della Valdichiana Senese. Una cosa ci tengo a dire che è quella su cui abbiamo lavorato sin dall'inizio, che non è un e-commerce come in realtà ce ne sono diversi che sono nati e che stanno nascendo in questo periodo. È un progetto che cerca di dare davvero valore ad un territorio e ringrazio Simone e Micaela per questo perché so che in realtà si sono veramente impegnate per perseguire questo obiettivo.
e dà valore a un territorio, dà valore ai produttori e soprattutto stabilisce una connessione, che è quello che volevamo sin dall'inizio, tra le produzioni agricole e il mondo del turismo enogastronomico, e lo fa attraverso, in questo periodo, attraverso una tecnologia, per cui invece ringrazio Gianluca, lo fa attraverso questa tecnologia, che è questo strumento, che è Talli, però ecco, il riassunto di questo progetto è davvero questo, cioè il valore che noi abbiamo, che vogliamo dare ai produttori e ai prodotti di questo territorio, e questa apertura invece al mondo del turismo, che ci riguarda particolarmente, perché nasce Valdichiana Eating, è in realtà il progetto parallelo di Valdichiana Living, quindi è un progetto che è invece un progetto prettamente turistico, che è legato ad un'agenzia di incoming territoriale, quindi della strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese. Quindi solo davvero ci tenevo a dire questo, perché sono poi i punti su cui abbiamo lavorato sin dall'inizio e che credo siano i punti che caratterizzano maggiormente questa progettualità e che vogliamo appunto portare in qualche modo all'attenzione, spero, di un pubblico molto ma molto ampio. Grazie e insomma sono appunto felice di ascoltare il proseguimento. Bene, bene, allora possiamo entrare, diciamo, nell'operatività del nostro lavoro. Da dove partiamo? Simona e Michela, abbiamo fatto un lavoro lungo e siamo partiti proprio dalla definizione del nostro target, del nostro audience e del prodotto, quindi cercando di capire proprio come veicolarlo al meglio. Non so se Simona vuoi darci qualche dettaglio in più rispetto a questo percorso fatto insieme. Sì, voglio riagganciarmi anche all'introduzione che ha fatto Bruna, nel senso che sicuramente come team esterno, quindi come We Captains, che collabora con voi da anni, ha collaborato fin dall'inizio al progetto Valdichiana Eating, ci sembrava proprio importante percorrere questa strada di non un e-commerce come tanti altri, come possono essere anche nati ultimamente in relazione al Covid, ma un e-commerce che potesse comunque rappresentare la produzione della Valdichiana, i produttori della Valdichiana, come li abbiamo conosciuti fin dall'evento dei mercati, quindi da 3 anni fa, e sicuramente portare un messaggio di qualità, di tracciabilità, di sostenibilità. E proprio anche la rete stessa che voi avete costruito con il progetto, per poi arrivare appunto anche al progetto della bottega. Quindi sì, da un punto di vista di marketing, e quindi quello che poteva essere poi tutto il percorso del digital marketing, e poi con Michela Becchini, quindi tutto quello che è un aspetto anche di sviluppo piattaforma, ma non solo, di visual design, di un aspetto anche più emozionale che volevamo portare nel progetto per dare voce ai produttori, sì, abbiamo iniziato con un'analisi proprio dedicata all'audience, cioè poter accogliere quelli che potevano essere gli aspetti di un buon gustaio, di un intenditore che vuole appunto assaporare i sapori della Valdichiana, e in questo momento dove il viaggio non è possibile, poterlo avere anche a casa. Quindi poter entrare nelle scarpe dell'audience, no? Come si dice, quindi del buon gustaio, dell'intenditore, di chi vuole viaggiare per scoprire nuovi sapori, ma anche con un profilo di chi è un attimo dedicato anche ad un cibo salutare, perché naturalmente le piccole produzioni dei produttori locali sono dedicate alla qualità, all'amore per la materia prima e per il prodotto finale. Quindi il percorso è stato, per quello che è il risultato, molto profondo,
molto dedicato anche alle varie sfaccettature per portare poi alla chiusura verso una box dedicata a. Quindi in questo momento usciremo con 9 box e l'aspetto che ci è piaciuto e abbiamo condiviso è proprio delle box che non hanno dei nomi standard o comunque classici. Sono delle box dedicate a degli stili di vita toscana, dei momenti, quindi la meritata merenda, il pranzo della domenica, festa grande, quando si faceva la festa grande, no? Dedicata anche a degli eventi in campagna. Quindi tutto questo sicuramente costruito step per step ci ha inglobato nella progettualità e proprio nel sentimento che è stato sempre alla base della costruzione del progetto. Ecco questo in breve l'aspetto più marketing, e lascio la parola a Michela, che sicuramente ha poi l'altro aspetto più di design. Sì, allora, per quanto riguarda l'aspetto di design specifico, che si intende in questo caso proprio la realizzazione di un processo, non è semplicemente un'applicazione di una realizzazione visiva, ma si va molto più in profondità, per cui attraverso delle analisi ma anche delle ricerche relative alla user experience, quindi come rendere significativa un'esperienza, non solamente piacevole, per cui non solo il raggiungimento dell'obiettivo, ma anche la pertinenza rispetto alle intenzioni del cliente di ricercare un prodotto, un servizio che può essere appunto corrispondente al suo desiderio, alla sua necessità. Sono state fatte tutta una serie di lavorazioni insieme a Simona e anche insieme a Maria, che andavano proprio a specificare quello che doveva essere anche la parte di contenuto, quindi tutti quegli elementi che sono fondamentali per poter supportare la vendita di un prodotto, per arrivare alla fine di alla conclusione di un obiettivo, che in questo caso può essere sì una conversione, ma può essere anche dare delle informazioni esatte rispetto a quel tipo di prodotto. Quindi la ricerca è stata profonda e ampia, e siamo partiti sicuramente da un business model Canva, perché quello ci dà proprio il fondamento di tutto quanto. Abbiamo fatto il percorso delle buyer persona, abbiamo fatto le empathy map, che sono spesso sottovalutate, ma che in realtà ci danno un termometro proprio di quelli che sono anche i comportamenti delle persone, le necessità, le richieste, le frustrazioni, soprattutto perché ci stiamo comunque interfacciando con un mercato che è un mercato ampio, un mercato in crescita, ma che in quest'ultimo periodo, proprio a causa di questa pandemia, ha tantissimi protagonisti, per cui ci dobbiamo confrontare con tanti altri progetti. Diciamo che siamo partiti da una buona base, perché avere una rete così già costruita significa poter andare a lavorare non solo su un aspetto utente, ma anche su un aspetto proprio di quelli che sono gli attori che compongono questo progetto, per cui avere tanti contenuti. Sono state fatte delle interviste, Maria ha contattato personalmente tutti i produttori, perché che cosa abbiamo notato nel nostro navigare in questo grande oceano di prodotti tipici? Abbiamo notato che i produttori sono sì presenti, ma mai gli viene data voce come noi invece stiamo facendo. Quindi questa è una forte differenza che andrà poi a costruire anche una comunicazione, perché l'attenzione in questo processo è stata anche quella di rendere coerente tutta la realizzazione di un ecosistema che va sì dal sito, ma ci sono anche social, ci sono tanti punti di contatto, che può essere anche semplicemente la chat live o WhatsApp, per cui anche la costruzione di un tono di voce che abbiamo definito andando a ridefinire anche il brand, quindi come parla Valdichiana Eating, come parlano i produttori, cioè nel senso abbiamo cercato di dare una toscanità che non è una toscanità dialettale, ma una toscanità dell'accoglienza, quindi un rapportarsi con l'utente in maniera estremamente diretta, in maniera molto, molto semplice, molto rurale se vogliamo, ma nel senso buono, non per fare della ruralità una poesia, una poetica, non è questo, ma è semplicemente portare in evidenza, far riaffiorare quelli che sono i veri contenuti della ruralità toscana, perché ci sono e sono molto presenti, tant'è che abbiamo qui
un rappresentante che è Paolo, ci sono tanti ragazzi, tanti giovani che vanno a riprendere le aziende dei genitori o dei nonni, quindi significa che c'è, anche in parte grazie alla pandemia, un recupero di quelle che sono le abitudini importanti anche dell'essere umano di stare a contatto con delle filiere che non sono filiere industriali, ma sono in filiere corte. Questo la Valdichiana Eating ci dà la possibilità di strutturare questo racconto, questa narrazione, in modo da poter appunto realizzare una comunicazione, un design legato al marketing, perché questo poi di fatto noi facciamo, siamo molto formate, proprio ci siamo proprio costruite su questa relazione di interconnessione tra marketing e design, che ci porta poi alla costruzione di prodotti che vanno a studiare, analizzare e poi a eseguire tutta una serie di elementi che vanno a contorno, sempre ovviamente, come si dice, noi parliamo, cioè ci costruiamo tutto intorno sia all'utente ma anche agli algoritmi, perché poi dobbiamo parlare sia con l'utente che con l'algoritmo, non possiamo parlare e non essere autoreferenziali. Questa è stata una delle nostre prime cose che abbiamo portato sul tavolo, no? Cioè cerchiamo di costruire un qualcosa che abbia un valore per chi effettivamente poi andrà ad acquistare il prodotto, che non è solo una vendita, ma è proprio un legame. Non è più il fatto di dover arrivare a una conversione pure semplice, ma è quella di costruire comunque un nuovo modo anche di acquistare e di vivere determinati prodotti. Quindi questo è stato un po' il nostro percorso. In breve, ve l'abbiamo illustrato. Effettivamente in breve, però è vero quello che, insomma, sia dalle parole di Simona che dalle parole di Micaela emerge, e insomma ringrazio per averlo sottolineato, questo legame importante con il territorio, questo desiderio di dar voce ai produttori e di dare vita, ancora più vita anche virtuale, a una rete di produttori che generalmente si incontrano in una piazza. In questo momento utilizziamo la famosa piazza virtuale e gli diamo voce anche qui. Quindi grazie. E un contributo innovativo a questo progetto, diciamo un contributo ulteriore a questo progetto che già riteniamo essere innovativo di per sé, è sicuramente quello dell'utilizzo di un software Tally App, e ringrazio Gianluca Raimondo per essere qui con noi oggi. E ci illustrerà, diciamo, quali sono le caratteristiche principali di questa applicazione. Ti lascio la parola per approfondire. Sì, ciao, buongiorno a tutti, ringrazio insomma Paola per averci dato questa opportunità. Niente, Tally appunto è un software, quindi è uno strumento che nasce per il marketing digitale di prossimità, se vogliamo proprio essere tecnici. Però in questo senso credo che il contesto creato da questo progetto è il contesto ideale in cui il software può dare il meglio di sé, in qualche modo, no? Perché in realtà nasce proprio per aiutare la narrazione dei prodotti fatti bene, e quindi lascio per dare la parola ai produttori. Quindi è una web app, questo, e non è un'app, e anche questo ha un senso interessante, perché non costringe nessuno e niente a scaricare sul proprio telefono le cose, e quindi questo rilassa e facilita l'utilizzo. E in realtà tramite quindi un QR code che tu puoi applicare ai prodotti o alla box in questo caso, ogni singolo prodotto può essere degustato con un'esperienza digitale accanto. Quindi degustato vuol dire che quel prodotto lì, tramite il QR code, avrà l'accesso direttamente al produttore, alle parole del produttore, perché prima appunto ho sentito dire diamo voce ai produttori, e Tally è uno strumento molto semplice che ogni produttore può governare in qualche modo, perché ha la semplicità di un post su Facebook, diciamo, no? E quindi ormai
un po' tutti siamo educati a gestire il proprio profilo Facebook, e quindi con pochi clic tu riesci a mettere contenuti digitali, a rendere i tuoi contenuti digitali e quindi essere fruiti. Oltre al fatto che non devi chiamare un webmaster appunto per cambiare i suoi contenuti e per aggiornarli, e questa è l'altra caratteristica interessante: con un click tu aggiorni perché hai ascoltato l'algoritmo, hai potuto riprofilare magari i suoi interlocutori, e quindi hai necessità di cambiare parole chiave o lanciare una degustazione o una newsletter o un prodotto, una promozione specifica su un certo target che hai visto grazie al tuo algoritmo. Perché appunto, a parte la parte divulgativa, no? di Talli, c'è una parte sommersa che è quella di raccolta dati, no? Proprio per andare nella parte un po' più tecnica, ovvero tutti coloro che poi inquadreranno e giocheranno, insomma, con i QR code, con i link che andremo a mettere sui prodotti o sulle bacheche che vogliamo mettere, lasceranno i loro dati a Talli e quindi a noi, e quei dati lì sono i dati che possiamo, sono legalmente, che possiamo prendere legalmente, quindi la geolocalizzazione, cioè dove è stato visto, insomma, il QR code, in che orario, che tipo di device, con quale tipo di device, che anche quello ti dà certe informazioni, eccetera. E quindi avremo poi piano piano un report dati che ti permette poi di fare campagne di remarketing. E quindi ecco il significato anche di prossimità, cioè il duplice significato di prossimità, perché sempre più arriverai nelle bacheche opportune, diciamo così, e quindi siamo sempre più noi che andiamo dal cliente piuttosto che aspettarlo. Non so se sono stato chiaro, insomma, però è un po' questo il software. E quindi è la parte dinamica di un e-commerce, è la parte dialogante di un e-commerce, oppure può essere anche la lente di ingrandimento di un e-commerce, perché appunto in quel caso, nel vostro caso della box, vuol dire che ogni prodotto potrà essere ulteriormente capito, studiato e degustato con la voce del produttore, magari, che te la racconta, o il video che ti racconta come è nato quel prodotto, no? Oppure un suggerimento di come degustare quel prodotto abbinato a un'altra esperienza. E quindi insomma, cade bene in questo caso, cade bene. Grazie Gianluca, grazie. Per noi Talli rappresenta ancor di più un anello di congiunzione che ci permetterà di veicolare con un ulteriore strumento la nostra passione, diciamola così, questa parola che è un po' scontata, però c'è e deve emergere, perché riguarda i produttori e passa attraverso il territorio, e quindi è giusto che venga comunicata, ed è perfetto per noi perché può attraversare le stagionalità e può anche comunicare gli eventi, di conseguenza è veramente un'opportunità per noi, quindi grazie Gianluca. E diciamo che ora abbiamo affrontato la parte di sviluppo di questo progetto e le nostre intenzioni di comunicazione. Un altro contributo estremamente importante al progetto sono sicuramente gli influencer, che giornalisti enogastronomici, che ci aiutano a comunicare questo nostro progetto. E oggi abbiamo con noi Paolo Nemici, che però in questo momento non vedo perché credo si sia abbia qualche problema di connessione, quindi aspettiamo un attimo a parlare con lui. Colgo però l'occasione di salutare
innanzitutto Nicola Masiello, che vedo si è collegato da poco. Nicola Masiello, chef del ristorante Betulia di Bettolle, è già partner della rete Valdichiana Eating, quindi grazie per essere qui con noi. Vedo Paolo che si sta ricollegando con noi, ma credo di no, credo ci sia qualche problema di audio. Bene, non c'è nessun problema. Intanto spiego. Sì, eccoci, forse sì. No, c'è qualche problema di connessione, nessun problema. Intanto spiego che la nostra c'è stata, diciamo, tutta un'attività di c'è stata e ci sarà tutta un'attività di comunicazione che coinvolge giornalisti enogastronomici e influencer che diciamo ricevono e studiano le nostre box, le testano. E ci dicono un po' anche quanto sono buone e come utilizzarle. Quindi abbiamo alcuni partner, oggi c'è Paolo come diciamo rappresentante. Ora vi mostrerei il video che ci ha mandato questa mattina, ma sono 10 minuti per una sola box, quindi abbiamo convenuto con Paolo che non fosse il caso. Comunque, insomma, è tutto materiale che sarà disponibile a breve, comunicato chiaramente tramite le piattaforme social e su tutti i nostri canali. Bene, io se Nicola Masiello è d'accordo, vi chiederei un piccolissimo intervento. Noi stiamo sviluppando questa collaborazione perché, ripeto, i ristoranti sono parte integrante del progetto Valdichiana Eating e quindi andremo a produrre chiaramente dei video anche per effettivamente poi utilizzare questi prodotti, perché sono ottimi da degustare, ma sono spesso ottimi da cucinare. Non abbiamo parlato nello specifico dei prodotti che sono inseriti in questo progetto, ma chiaramente sono tutti prodotti tipici, quindi andiamo dall'olio extravergine di oliva al vino, alle farine, ai legumi, ai formaggi, a tutti i prodotti insaccati di cinta senese. Abbiamo la chianina, che è veramente un rappresentante del nostro territorio. Chi più ne ha più ne metta, chiaramente poi vi inviteremo ad assaggiarle, perché questa è la cosa, è il punto di partenza. Bisogna innanzitutto assaggiare. E nulla, quindi dicevo, non so se posso chiedere a Nicola Masiello una parola, diciamo, introduttiva, anche per introdurre il ristorante Betulia. Forse il microfono è ancora disattivato. Forse credo di sì, forse c'è qualche problema di audio. Intanto che Nicola riesce a risolvere il problema, volevo dire questa cosa che insomma, su cui riflettevo mentre dopo l'intervento di Simone, di Micaela e anche di Gianluca. In realtà il bello riflettevo su questo, che il bello della tecnologia è quella dovrebbe essere quello di semplificare la vita delle persone, no? E questo progetto in realtà lo fa molto e mi piace sottolineare questa cosa, perché siamo in realtà riusciti a fare quello che dovremmo fare tutti i giorni, cioè partire dagli strumenti che la tecnologia e l'innovazione ci mettono a disposizione per migliorare la nostra qualità della vita. Qui lo facciamo dando voce ai produttori, dando un valore ai prodotti, dando un valore alle esperienze turistiche che si possono fare in un territorio, quindi, e dando voce appunto anche ai ristoratori. Quindi
mi piace molto questo nesso e mi piaceva condividerlo con voi. Bene. Ok, ci siamo adesso? Sì, ci siamo. Mi sentite? Ah, ok, perfetto. Sì, buongiorno a tutti, con alcuni ci conosciamo, con alcuni è l'occasione di conoscerci stamani, anche se in maniera virtuale. Io, diciamo così, rappresento un po' quella che è la categoria della ristorazione valdichiana in questo momento, perché fra quelli che siamo credo sono l'unico, diciamo così, in rappresentanza. Già ieri, così scambiando due opinioni con Maria, ci siamo detti anche delle problematiche che possono sorgere o che sono, diciamo così, sorte in passato, e abbiamo cercato anche di eliminare o comunque semplificare, no? È chiaro che il progetto è interessantissimo sotto l'aspetto di promozione del territorio, dell'enogastronomia, di ciò che attraverso un prodotto si può comunicare al fruitore finale. In questo contesto la ristorazione gioca un ruolo, diciamo così, più territoriale rispetto a ciò che, come diceva prima Gianluca, si può esportare attraverso il box di prodotti, eccetera, eccetera. Quindi il nostro lavoro dovrebbe essere quello di valorizzare in loco quelli che sono i prodotti tipici o comunque di filiera o comunque, diciamo così, particolarmente curati sotto l'aspetto del bio o del basso impatto ambientale. Tutto quello che possiamo mettere in gioco ce lo mettiamo sicuramente, dovendo andare magari a raffrontarci anche o con una stagionalità del prodotto, per cui scegliere alcuni prodotti che possono dare nel momento di produzione la massima espressione della qualitativa, oppure andare a cercare, diciamo così, dei piatti a base di prodotti e ingredienti che hanno una, diciamo così, progettualità a 12 mesi. Ecco allora la cinta, ecco allora la chianina, e quando poi si parla di salumi, eccetera. Però è anche vero che è scontato, ritengo, così, questa è una mia impressione, in un ristorante, cioè servire il salame di cinta quando lo puoi trovare in 150 taglieri su tutto il corso di Montepulciano, magari mi resta un attimino indigesto, no? Mentre magari proporre un piatto a base di aglioni, un piatto a base di pici fatte con certe farine, un piatto di pasta con formaggio di territorio, forse in quel momento si rappresenta più che il prosciutto di cinta. Ecco, voglio dire, anche la stessa taglia di chianina, sì, si può fare il classico spezzatino, ma l'altra sera ho proposto io, sempre in una riunione tipo questa, una carne salata di chianina in abbinamento a un olio top, per dire. Quindi si può vedere queste situazioni messe secondo l'occasione e secondo anche le esigenze dei ristoratori, perché poi, voglio dire, ci sono anche problemi legati alla gestione di certe iniziative all'interno di un contesto lavorativo. Mi immagino Montepulciano, Dio volesse che ritornano le file per il corso, voglio vedere quanti dei miei colleghi staranno lì a raccontargli la storia dell'aglione o la storia della farina biologica che vada a fare il picio. Cioè, quando ci sono numeri poi si corre, molto probabilmente si perde quello che potrebbe essere, diciamo così, la focalizzazione al prodotto e alla divulgazione del prodotto. Dobbiamo farne anche però di questa necessità virtù, nel senso che è un elemento che può disturbare una programmazione di promozione di un prodotto, però si deve capire anche le esigenze di chi in quel momento ha 100 persone sedute al tavolo e con quelle problematiche sia annesse al Covid, ma diciamo anche connesse alla fase lavorativa, per cui star lì a spiegare 10 minuti a due commensali il picio può diventare un problema nella logistica operativa. E quindi magari gli dici: c'ho il picio col formaggio della Silvana Cucusi, finita la storia. Cioè, può nascere questo problema, no? Noi registriamo il video prima e quindi è sempre lì la spiegazione. Sì, volendo va bene. Non... quindi poi io andavo già all'atto pratico, no? Quando poi effettivamente sei lì, cioè anche Paolo quando accoglie in cantina, se ha un gruppo, diciamo così, di 5, 7, 10 persone, riesce a gestirlo in un certo modo. Se il gruppo è di 15 e a seguire ha perso tempo
con loro perché c'è l'altro gruppo di 5, è chiaro che corre e magari gli racconta non il 100% della sua esperienza, ma starà attento a dare quelli che sono gli indirizzi principali, tralasciando un 30%, perché quegli altri aspettano, insomma, vuol dire, le esigenze magari poi sul campo sono queste. Mi viene da pensare due cose. La prima è che effettivamente Bruna diceva proprio questo prima, che la tecnologia in questi casi ci viene in aiuto e speriamo di fare proprio questo anche con questo, con questa iniziativa e con questo progetto. E dall'altra, che mentre parlavo, ancora mi già veniva fame, quindi... No, è un punto importante, insomma, stiamo parlando di prodotti tipici di ristorazione, quindi... Vabbè, è chiaro, la comunicazione è importante, oltre poi l'aspetto pratico. Decisamente sì. È anche vero che raccontare che la farfalla butterfly e poi dopo trovi il bruco... che non ha più le ali della farfalla. No, racconteremo tante farfalle. No, ma l'impegno poi è dall'altra parte di corrispondere a ciò che abbiamo raccontato. E qui la forza, perché se uno racconta e poi dopo si cade nel ridicolo, si è perso la funzione, la funzionalità e l'obiettivo, insomma. È vero. Quindi attenzione a questo, soprattutto per mettere insieme comunicazione e la parte pratica. È vero. Grazie. Prego. Grazie. E, credo a questo punto Paolo sia pronto per intervenire. Lo vedo pronto. Posso dire solamente una cosa? Mi dispiace di cuore, io non ho sentito per niente Simona e Michaela perché non avevo connessione, per cui mi sono messo in macchina e sono in cima chiusi in un parcheggio per potare gli olivi. Quindi sono con la tuta del potatore olivi dentro la macchina, che di solito uso solo la domenica, in cima chiusa perché non ho segnale, se no. Ottimo. Ma verremo a trovarti, tranquillo. Esatto. Ma infatti, Paolo, la domanda che ti stavo facendo era: ma perché sei in macchina? Non tocchiamo l'argomento, perché porca miseria. Ti stavo quasi scrivendo un messaggio, ma come mai sei in macchina e fermo? Il problema più grosso è che come si può digitalizzare un paese se non abbiamo ancora gli strumenti per farlo? Cioè, farlo non può, io mi mangerei le mani. Ho degli amici in America che scaricano roba allucinante e qui che io devo essere dentro la macchina con un laptop che forse finisce anche la batteria. No, ragazzi. No. Vabbè, comunque, ciao a tutti. Ciao Paolo. Allora, io ho sentito, per cui l'unico intervento unico che ho sentito è quello di Nicola, e che saluto tra l'altro. Ciao Nicola. Ciao Pedro. Paolo. E... Mi allaccio subito a quello che ha detto Nicola, perché è verissimo quello che ha detto lui, cioè nel senso, se i ristoratori sono molto impegnati è ovvio che i tempi si riducono di racconto, come anche io se avessi tante persone. Però mi sento di allacciarmi a quello che diceva Gianluca, cioè che il video lo preregistri e questo fa notare anche meno l'attesa del cliente, magari dall'aspettare l'antipasto o il primo, se passano 10 minuti, ma in quei 10 minuti si guarda un video dell'aglione, non si rende conto che sono passati 10 minuti, ha ricevuto le stesse identiche informazioni e quel video magari è anche su YouTube, che gli serve anche da incoming al ristorante stesso per farsi pubblicità. Quindi la tecnologia in questo caso aiuta moltissimo, perché secondo me è la base di tutto informare le persone su che cos'è il prodotto che stanno mangiando o assaggiando, eccetera. E quindi verissimo che il ristoratore in prima persona non può dedicare tempo, è proprio impossibile, però il fatto di registrare il video e un QR code sul tavolo fa comodo. Sì, ma praticamente quando ha parlato Gianluca io non ero ancora collegato, c'era problemi, quindi non ho preso quella parte. Okay. Subito dopo, per cui... Dopo andremo ad integrare tutti i pezzi. E Paolo, io stavo tra l'altro dicendo prima che ci hai mandato il video di unboxing, come si dice ora, per chi non conoscesse questo termine, semplicemente l'aprire la box, quindi
test del prodotto. E quindi niente, ti chiedevo un attimino la tua impressione e se avevi qualche cosa da dirci riguardo alla tua esperienza, anche ovviamente la tua esperienza diretta come anche produttore che contribuisce a questo progetto. Allora, io vedo se riesco. Io vi ho mandato i file che dovrebbero essere arrivati. Sì. Vedo comunque se riesco, adesso che ho linea, velocemente almeno le foto a poterle mandare in condividere lo schermo, quindi ci provo subito, datemi giusto un secondo. Ok, no, non posso farlo, va bene. Allora vi racconto la mia, cioè nel senso io l'ho detto anche nel video unboxing, è molto curato il box, cioè mi piace moltissimo il fatto che gli angolini entrino all'interno del... Ora, per chi non ce l'ha davanti è difficile, io l'ho ben chiaro perché l'ho visto, però come è chiuso, diciamo, la box mi piace davvero molto, e mi piace anche moltissimo il cartone utilizzato, perché al tatto è bello, non è un cartone troppo spesso, ma nemmeno è fine, e ti dà un'idea al tatto, cioè un cartone bruzzorellato, non so come definirlo, però al tatto è veramente... a me ha dato sinonimo di qualità o comunque di qualcosa di bello da toccare, piacevole. Per quanto riguarda i prodotti, io mi ritengo fortunato perché ho trovato i pici con il sugo all'aglione e mi piacciono da morire. Poi ho trovato un quartino di formaggio semistagionato di Pienza, una confettura extra di susine, e un olio davvero molto innovativo, cioè un olio con un packaging che mi è piaciuto davvero molto. Non è la classica bottiglia di olio, per cui qui si denota anche una ricerca alla base da parte di Valdichiana Heating nel, non dico andare a promuovere tra virgolette chi se lo merita, ma comunque è stato scelto un qualcosa che possa identificare proprio il territorio, perché paradossalmente se una persona acquista questa box, riceve questo olio così curato, si fa un'idea della Valdichiana importante, si fa un'idea bella della Valdichiana, per cui secondo me è piacevole ed è giusto anche andare a scegliere un po', tra virgolette, le eccellenze. Era impossibile mettere dentro al calderone, che ne so, 3.000 aziende, per cui andare comunque a fare una ricerca di chi ha utilizzato meglio la comunicazione, il packaging e anche il prodotto in sé per sé era importante. Allora io vi posso buttarvi là un'idea, nel senso che avete utilizzato della paglia, non si capisce se è sintetica o quant'altro, però ho acquistato e sto collaborando con Porco Prado di Cortona e loro mettono la vera e propria paglia, e quindi che vi dico la verità, sì. Quando tu apri la box c'è proprio un odore di paglia, sì, che sì, è importantissima, non è banale questa, sì, cosa. Paglia, se è seccata bene, se è stata pressata nel momento giusto, c'ha un buonissimo odore. Per cui l'unica di cosa... Di campagna. Che... Esatto. L'unica, sì, cosa, ma infatti che... una delle cose di cui avevamo parlato all'inizio è proprio anche l'esperienza olfattiva, perché è determinante in tutti, anche nella parte del prodotto tecnologico come quello della Apple, se ne parlava, ne abbiamo anche discusso, c'è questa parte olfattiva che è fondamentale nel dare significato poi all'esperienza e anche al legame con il prodotto, quindi quello che stai dicendo è preciso proprio, grazie anzi, veramente. Ecco, ci mancherebbe. E quindi, ecco, l'unica cosa è fare quella modifica lì, perché io, ripeto, non mi sono documentato su quella paglia di che cos'è, ma puta caso, fosse in plastica, già potreste trovare plastica. Sì. Ah, ma ha visto? Plastica. Sì. Giusto. Quindi, l'unico cambiamento che farei è quello. Per il resto, nulla. Mi è piaciuto davvero molto. Poi io ho fatto questi 10 minuti di unboxing dove ho cercato anche di raccontare un po', appunto, dell'aglione, un po' di raccontare dei prodotti, nel caso in cui questo video fosse visto da chi non lo conosce. E... per cui niente, questa qui è l'unica cosa che, l'unico conto, tra virgolette, che ho trovato. Bene. Interessante, sì. Sì, sì. Grazie, perché questo è effettivamente un elemento di cui abbiamo discusso. La paglia che viene usata al momento non è plastica, questo, di questo ne sono sicura, però trovare sempre una soluzione migliore
insomma, bisogna stare sempre attenti e valutare possibili alternative. Grazie Paolo. Grazie. Ebbene, allora, avevamo detto di rimanere entro l'ora, quindi ci siamo decisamente. Non so se, ci sarebbe sicuramente spazio per poter approfondire ogni singolo aspetto di cui abbiamo parlato. Questa è proprio una infarinatura su tutto il lavoro che è stato fatto. Non so, ecco, se qualcuno... Mi dai un secondo? Sì, volentieri, grazie. Cioè, ora io mi interfaccio con Paolo perché è mio allievo, quindi non posso così. No, facevo riferimento a questo box dove all'interno ha trovato la paglia, eccetera. Potrebbe essere interessante, visto che la paglia comunque sia ha sì, dei problemi legati alla pressatura, al momento in cui la pressi, se è umida. Certo, se devo andare a fare stallatico non mi sto a preoccupare se mi diventa umida o se puzza, però se devo farne un fine alimentare la cosa cambia. Quindi andare a cercare anche la stagionalità, cioè adesso abbiamo fatto le potature, quindi mettere dentro 4 tralci di pugnolo gentile è molto meglio della paglia che è stata messa. Cioè, dico, magari... Una bella iniziativa. Non conosco questo bello box di cui lui mi parlava, però magari dare attenzione al momento in cui si sta lavorando o la stagionalità in cui faccio delle spedizioni potrebbe essere importante. Quindi dico paglia, potrebbero essere le foglie secche, cioè, poi lo vedremo. Però non mi fermerei a questo punto su quello che ha detto Paolo a una sola cosa, perché d'altra parte ho tratto la paglia e quindi poi arrivato in un altro discorso, oppure la paglia la devo prendere nel momento in cui è buona. Bellissima idea, Nicola, che mi aiuterebbe a smaltire le potature d'olivo che ho in giardino. Vedi, potrebbe essere bello. Anche questa. Perché, ecco, l'olivo, io ho detto il tralcio del prugnolo, ma tranquillamente l'olivo ancora meglio, perché ancora meglio. Nel seccarsi sprigiona ancora più una componente aromatica tipica, cioè, capito? Sì. E si secca e non ammuffisce, per esempio, cosa che potrebbe fare il tralcio di vite. Ma ora l'ho messa lì, visto che lui parlava di paglia. Detto, no, bella idea. No, bella idea davvero. Sì. Benissimo. Prego Paolino, tutto a posto. Paolino è confidenziale, perché è più lungo di me, ma insomma. Però è più giovane, quindi Paolino ci può stare. Bene. Dunque, vi ringraziamo per la partecipazione. Vorrei un attimino stare, diciamo, in chiusura per ringraziarvi nuovamente e nominarvi singolarmente, quindi ringrazio Simona Serraglini e Micaela Becchini per Weekend Dance, e ringrazio Gianluca Raimondo per quanto riguarda Tally Up e Bloom Design, Nicola Masiello del ristorante Betulia, Paolo Nenci, influencer e azienda agricola Nenci. Ovviamente ringrazio la nostra direttrice Bruna Paga per essere intervenuta, che è sempre così impegnata, che insomma ringraziamo. Grazie a voi, è stato piacevolissimo davvero. Rincontrati fra amici, dai. No, è stato veramente un incontro piacevole e insomma proprio ricco di spunti, anche insomma cose semplici che però in realtà parlando vengono fuori, perché normalmente uno non ci pensa, cioè non pensa alle cose più semplici, non ci pensa, invece benissimo, anzi. Questo è un progetto che riguarda molto l'incontro, quindi poter approfittare anche oggi di questa mattinata è molto importante per me. Grazie a tutti. Ok. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie a voi. Grazie. Ciao. Buon lavoro. Ciao. Grazie. Ciao.